Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Dopodomani, sabato 8 giugno, condizioni di bel tempo su quasi tutta l'Italia, grazie a questa temporanea espansione dell'anticiclone nordafricano che, oltre a portare di bel tempo, porterà il primo assaggio di temperature estive dalle Alpi alla Sicilia. Però questa situazione durerà poco. Infatti, già dal tardo pomeriggio di sabato avremo un aumento della nuvolosità sulle regioni di nord-ovest con qualche temporale. In particolare sull'Alta Lombardia e sull'Alto Piemonte, perché queste zone saranno interessate da un afflusso di correnti più umide e instabili provenienti dalla Spagna, perché proprio sulla Spagna andrà a generarsi un vortice di bassa pressione a causa dell'avvicinamento di una goccia fredda in arrivo dal Nord Atlantico. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete l'Italia con il cielo completamente o quasi sgombro da nubi. Vedete questa nuvolosità che dal Mar di Sardegna poi punta verso le regioni di nord-ovest. Ebbene, questa nuvolosità viene richiamata da un vortice di bassa pressione che si andrà formando, vedete, sulla Spagna e che poi condizionerà il tempo sulle nostre regioni all'inizio della prossima settimana. Il tempo allora per la giornata di sabato vedrà, vedete, condizioni di bel tempo su tutta l'Italia al mattino, anche nel primo pomeriggio. Poi dal tardo pomeriggio avremo questo aumento della nuvolosità sulle regioni di nord-ovest, con qualche rovescio, qualche temporale che interesserà le Alpi occidentali, la Val d'Aosta, l'Alto Piemonte e l'Alta Lombardia. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in ulteriore lieve aumento su tutta l'Italia, con valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi, ovviamente i valori più bassi lungo le coste, e qualche punta anche di 29-30 gradi sulle zone interne del centro e localmente anche in Valpadana. Ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora una buona giornata.